Continuo il discorso sulla preghiera e in particolare vorrei un po' approfondire che cos'è la preghiera e come anche noi attuiamo la preghiera secondo le indicazioni che vengono appunto dalla nostra fede cristiana. Che cos'è la preghiera cristiana? Se dovessimo dire con poche parole cos'è la preghiera cristiana, dovremmo utilizzare questi due aspetti, mantenendoli collegati l'uno all'altro. È dono di Dio. Abbiamo già detto anche un po' ieri che Dio desidera essere in dialogo continuamente con noi più di quanto lo desideriamo noi. E quindi Lui ci dà questa capacità, ci dà questa possibilità di metterci davanti a Lui in atteggiamento di preghiera. È uno dunque che desidera ascoltarci, desidera che noi lo preghiamo, desidera che noi colloquiamo con lui. È un suo dono, ci infonde lui questa capacità. E direi sulla base di che cosa? Beh, sulla base di due grossi doni che lui ci ha dato. Uno è quello dell'essere immagine e somiglianza sua, dell'essere creati a sua immagine e somiglianza, e questo vale per ogni essere umano. L'altro è il fatto che col battesimo siamo diventati i suoi figli, quindi è un padre che desidera avere continuamente il colloquio con il proprio figlio. Nello stesso tempo, però, è sì un dono di Dio, ma nello stesso tempo è anche un'azione dell'uomo. E quindi c'è anche la parte nostra che rende possibile che questo dono si attui, altrimenti rimane la disponibilità, la possibilità per noi, però se non la mandiamo in atto, se non la mettiamo in azione, rimane una pura eventualità. E questo appartiene alla libertà, alla responsabilità appunto della persona umana. È necessità vitale, è una necessità vitale. Il cristiano per la sua vita spirituale ne ha assoluto e incessante bisogno. Come abbiamo bisogno dell'aria, come abbiamo bisogno dell'acqua. E dunque fa parte per uno che è credente, che è cristiano, diventa una necessità. Ma ho già detto anche ieri che anche nelle grandi religioni, un po' in tutte le religioni, c'è questa necessità di una relazione, di un dialogo con una forza superiore, con un essere superiore, con un essere assoluto, trascendente, che poi viene identificato secondo le varie religioni o in un essere vivente o in un essere inanimato o nel cielo, o nelle stelle o nella luna, o in qualche cosa del creato. Comunque alla base c'è sempre questa necessità di una relazione trascendente. Come si ha bisogno dell'aria e dell'acqua per la propria vita biologica. È un colloquio, è la relazione dei figli di Dio con loro padre per mezzo del figlio Gesù nello Spirito Santo. Direi che quando noi preghiamo sono implicate tutte e tre le persone della Santissima Trinità. Anzi, la nostra preghiera, da un punto di vista cristiano, per essere una preghiera corretta, adeguata, richiede di essere, come fa anche la Chiesa nella liturgia, ad esempio nella preghiera subito nel domenicale, subito dopo feriale, dopo la recita del Gloria. Ecco, la preghiera è sempre indirizzata a Dio Padre, per mezzo del Figlio, nell'amore dello Spirito Santo. Questa dovrebbe essere la struttura primaria, fondamentale anche della nostra preghiera. Le nostre preghiere indirizzate al Padre, perché c'è anche quel proverbio famoso, non c'è foglia che si muova senza che Dio lo voglia. E dunque, ecco, la preghiera è indirizzata al Padre, però per mezzo di Cristo.
nostro fratello che è morto e risorto per noi, e nell'amore e con il cuore pieno di ardente amore infuso in noi dallo Spirito Santo. Relazione dunque vivente, di alleanza. Qui ho usato il termine colloquio, ma per indicare la preghiera, cos'è la preghiera? È un modo di essere alleati. Dio che è alleato nostro e ci chiama a essere partecipi di questa alleanza. Come pure è anche bello anche dire che la preghiera è comunione di amore. Non è comunione solo di parole, di vista, di sguardo, ma di amore, di coinvolgimento di tutta la nostra vita. Altra descrizione della preghiera. La preghiera è così ricca che un termine solo non basta a descrivere che cos'è. È un'elevazione dell'anima a Dio. Certo, qui l'anima è coinvolta in maniera speciale, ma anche il corpo però partecipa di questa elevazione con il suo atteggiamento, ad esempio quando ci mettiamo con le mani giunte, oppure ci inginocchiamo, oppure allarghiamo le mani. Ecco, anche il corpo si innalza verso Dio, si eleva verso Dio. Altra descrizione è un'adesione umile e fiduciosa alla volontà di Dio Padre. Qui dovremmo ricordarci che quello che il Signore anche ci ha detto più volte, non di solo parole, non chi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Quindi attraverso la preghiera non dovremmo tanto convincere Dio con le nostre parole a fare quello che vogliamo noi, ma nella preghiera dovremmo cercare di capire, di chiedere a Dio di illuminarci per comprendere qual è la sua volontà. E una volta che questa volontà di Dio l'abbiamo intravista, l'abbiamo un po' individuata, compresa, ecco, avere e chiedere a Dio la forza di agire, di mettere in pratica questa parola. E dunque, pregare è aderire alla volontà di Dio, alla volontà di Dio Padre, e metterla in atto. Il vescovo San Giovanni Crisostomo afferma, questo antico padre della Chiesa del III, IV secolo, afferma: la preghiera è luce dell'anima, vera conoscenza di Dio, mediatrice tra Dio e l'uomo. L'anima, elevata per mezzo suo in alto fino al cielo, abbraccia il Signore con amplessi ineffabili. Vedete che bella descrizione che qui dà della preghiera e dell'anima che entra in questo meraviglioso dialogo con Dio e fa sì che appunto esso si completi, abbraccia il Signore con amplessi ineffabili. È una comunione quindi profonda e intensa di amore. Come il bambino, ci dice ancora San Giovanni Crisostomo, come il bambino che piangendo grida alla madre. L'anima cerca ardentemente il latte divino. Bella anche questa descrizione. L'anima nella preghiera cerca il latte divino. Dalle omelie di questo santo, omelia 6 sulla preghiera. Inoltre, la preghiera è anche la partecipazione di tutto l'essere umano, qualunque sia il suo linguaggio, gesti e parole, e il luogo della preghiera. Sappiamo che possiamo pregare in ogni luogo, in ogni momento, e con la partecipazione sia della nostra anima, sia del nostro corpo, di tutto il nostro corpo, gesti e parole. Però anche il silenzio, anche lo stare fermo, immobile, contemplando Dio, adorando Dio, anche questo può essere un modo di pregare. E qualunque luogo anche può essere appunto adatto e adeguato e luogo di preghiera. È frutto.
Qui ci dice dal trattato sul Padre nostro: colui che ha dato la vita ha insegnato anche a pregare. Con la stessa benevolenza con la quale si è degnato di dare e fornire tutto il resto. E ciò perché parlando noi al Padre, con la supplica e l'orazione che il Figlio insegnò, fossimo più facilmente ascoltati. Quindi ecco lui, il Signore, che ci ha insegnato anche a pregare, proprio perché fossimo più facilmente ascoltati. Signore, insegnaci a pregare. È il tema che ci siamo dati per questa settimana di esercizi quaresimali online. È frutto dell'insegnamento di Gesù. San Cipriano, vescovo e martire, appunto, ci ha dato questa bella testimonianza con questo trattato sul Padre nostro. Esto sgorga, questa preghiera sgorga dallo Spirito Santo. Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida Abba Padre. Quindi è lo Spirito Santo che prega nel cristiano e gli insegna che cosa sia conveniente domandare nella preghiera. Noi ci basiamo sullo Spirito Santo ed è fondamentale che abbiamo ad ascoltare la voce dello Spirito, che questo Spirito lui ci indica cosa chiedere, come chiedere e ci indica anche come entrare in questo dialogo con il Signore. Ed è bello che è lo stesso Spirito che prega dentro di noi e ci insegna anche che cosa anche chiedere, che cosa domandare. Questo Spirito che l'abbiamo ricevuto nel giorno del nostro battesimo, ma poi anche e soprattutto nel giorno della nostra cresima, con i suoi famosi 7 doni dello Spirito Santo, i famosi 12 frutti dello Spirito Santo di cui ci parla l'Apostolo Paolo nella lettera ai Galati al capitolo 5. Certo, la preghiera richiede il cuore umile e pentito. Il superbo, certo, si dimentica, non pensa certo di rivolgersi a Dio, perché pensa di bastare a se stesso, di essere sufficiente a se stesso, di non aver bisogno di altro. Quel cuore ricco di fede all'uomo che prega, richiede quel cuore, il quale si riconosce come creato ad immagine di Dio. È lì anzitutto che noi attingiamo la forza e la potenza della preghiera. Redento da Cristo, quel cuore che è redento da Cristo, morto e risorto, ed è santificato dallo Spirito Santo. Creato, redento, santificato. Sono i tre grossi pilastri che sostengono la nostra preghiera, che giustificano la nostra preghiera. Tutto è possibile per chi crede. Anche qui il cuore umile e pentito riconosce che Dio gli dà questa opportunità e questa possibilità. Altro elemento: Dio per primo chiama incessantemente ogni persona al misterioso incontro della preghiera. Ho già detto che sì, il bisogno della pregare nasce dal cuore dell'uomo, ma ancor più nasce dal cuore di Dio. È Dio che desidera avere questo dialogo con noi. È Dio che desidera essere in questa comunione con noi. E questo desiderio è più suo, è più intenso e più avvertito da lui, spesso che non da noi. Ed è veramente qualcosa questo di stupendo. Afferma Papa Francesco in un discorso del 6 febbraio 2016. La preghiera non è una buona pratica per mettersi un po' di pace nel cuore. E anche questo, ma non è principalmente questo. E nemmeno un mezzo devoto
per ottenere da Dio quel che ci serve. Già il rischio è appunto anche questo, che ci rivolgiamo a Dio unicamente per chiedere. E allora questo, come ci ha ricordato e come ho detto anche ieri, il Vangelo di domenica scorsa, trasformiamo un po' il nostro rapporto con Dio come un commercio, come un doutes. Ti do tanto se tu mi dai tanto, in preghiera. Se fosse così, ci dice Papa Francesco, sarebbe mossa la nostra preghiera da un sottile egoismo. Io prego per star bene, come se prendessi un'aspirina. Papa Francesco ha queste anche espressioni ad effetto. No, non è così. Io prego per ottenere questa cosa, ma questo è fare un affare, un commercio. Non è così. La preghiera è un'altra cosa. La preghiera invece è un'opera di misericordia spirituale che vuole portare tutto al cuore di Dio. Un'opera di misericordia spirituale che vuol portare tutto al cuore di Dio. Prendi tu che sei padre, come se dicessimo a Dio, prendi tu tutto me stesso, tu che sei padre. Sarebbe così, per dirlo in maniera semplice, sempre Papa Francesco. La preghiera è dire, prendi tu che sei padre. Guardaci tu che sei padre. Prendici tu, guardaci tu. È questo rapporto con il padre. La preghiera è così. È un dono di fede e di amore. Un'intercessione di cui c'è bisogno come del pane. In una parola, significa affidare. Affidare la Chiesa, affidare a Dio la Chiesa, affidare le persone. Affidare le situazioni al Padre. Bello questo affidare. Le pongo nel tuo cuore, Dio, questa la Chiesa, quella persona a me cara per cui prego, quella situazione che mi preoccupa, quell'impegno, quella decisione che devo prendere. La pongo, la affido a te, Padre. Io ti affido questo perché se ne prenda cura, perché Dio se ne prenda cura e anch'io me ne prenda cura nella luce di Dio, nell'insegnamento di Dio e seguendo i suoi insegnamenti e la sua parola. La preghiera dunque ha una duplice dimensione. Ha una dimensione discendente, invito all'incontro e al dialogo che il Padre per mezzo di Cristo nello Spirito Santo rivolge all'uomo. È Dio dunque che desidera, Dio Trinità, Dio Padre, Figlio, Spirito Santo, desidera avere un dialogo con noi. È la dimensione cosiddetta discendente. Ma c'è anche la dimensione ascendente, risposta dell'uomo al Padre, per mezzo di Cristo, nello Spirito Santo.
Vedete come nella preghiera è veramente sempre una preghiera trinitaria, sia in questa dimensione discendente, sia nella dimensione ascendente, come dono di Dio e come azione nostra, azione dell'essere umano. Ora, Benedetto XVI così ci dice: la preghiera non è un accessorio, un optional, ma è questione di vita o di morte. E aggiunge: solo chi prega, infatti, cioè chi si affida a Dio con amore filiale, vedete che anche Benedetto XVI qui ha utilizzato il termine si affida a Dio, l'affidarsi, che poi è stato ripreso questo termine anche da Papa Francesco, come abbiamo visto poco fa, può entrare nella vita eterna che è Dio stesso, solo chi prega. Catechesi del 4 marzo 2007. Siamo anche noi al 5 marzo e quindi a poca distanza, nello stesso, più o meno lo stesso giorno, lo stesso mese, a qualche anno di distanza. Ci sono certo varie obiezioni alla preghiera e incominciamo a vederne qualcuna. Quali sono le principali obiezioni alla preghiera? Prima abbiamo visto che cos'è la preghiera, vedete che con un solo termine non possiamo descrivere questa relazione speciale di Dio con noi e noi con Lui. E allora abbiamo usato vari termini per indicare, per esprimere e dire qualcosa a questo riguardo. Ora vediamo un po' le obiezioni. Ecco alcune obiezioni alla preghiera. Non ho tempo, ho ben altro da pensare e da fare, altro mi preoccupa e quindi non ho tempo. Non ho voglia, non me la sento. Io prego quando me la sento. Perché se devo mettermi lì a pregare e non sento niente, se sono arido, che senso c'ha pregare? È giusto accondiscendere a questa situazione? Vado in chiesa quando me la sento, altrimenti mi sembra di non essere sincero. È giusto assecondare questo pensiero? Affidarsi al sentire. La preghiera è semplicemente: devo misurare l'efficacia della mia preghiera e l'utilità della mia preghiera, la necessità della mia preghiera da quello che sento? E come lo spieghiamo allora che molti santi sono passati attraverso periodi, non solo giorni o notti, ma periodi aridi, bui, eppure hanno continuato a pregare? Ne parleremo. È inutile pregare, altre obiezioni, perché occorre piuttosto agire. Tempo sprecato pregare. E allora ecco che anche verso i monasteri di clausura, le suore di clausura, i monaci di clausura, si sente molto cristiani, alcuni cristiani che ti dicono: a che servono? Con tutte le necessità che ci stanno nel mondo, che significa ritirarsi lì? È un lusso. Sarebbe bene che uscissero da quei conventi, da quelle clausure e andassero a far del bene per i malati, per i poveri, per gli anziani, per gli analfabeti, per coloro che ancora non credono in Dio, non l'hanno mai sentito neanche parlare. Allora, è inutile pregare. Questa è un'altra affermazione che si sente frequentemente. Oppure anche l'altra difficoltà: non riesco a pregare perché mi distraggo frequentemente. E qui c'è
il ruolo anche del diavolo, ne parleremo anche di questo. Mi distraggo. E allora che senso c'ha che io continui a pregare? Perché il mio cuore è arido, incapace di pregare, non riesco. E come posso allora pregare? Io non direi che dobbiamo dare delle ricette di soluzione, ma indicare però una strada, un cammino da percorrere per affrontare un po' queste difficoltà, queste obiezioni che sono un po' comuni anche a tutti quanti noi, più o meno le sperimentiamo un po' tutte queste difficoltà. Non è così semplice naturalmente pregare, però non è neanche impossibile. Mi fermo qui e ringrazio tutti quanti voi che avete condiviso con me questa meditazione. Grazie e buona continuazione della giornata.